Ciao ragazzi, breve video recensione per presentarvi questa mini cassa Bluetooth per smartphone o qualsiasi altra periferica Bluetooth. Allora, partiamo subito con il dire che è mini davvero, cioè molto piccolina. Vi faccio vedere subito che già dalla scatola, rispetto a un pacco di fazzoletti, si capisce che l'oggetto è molto piccino. Aprendola, la confezione è molto bella, sembra quasi quella di un gioiello. E abbiamo subito la cassina vera e propria, eccola qui, è questa che ho in mano adesso, questo piccolo cubetto. In più nella confezione, molto ben fatta, molto simpatica, abbiamo anche una serie di pochi accessori, eccoli qui. Abbiamo infatti il piccolo manuale di istruzioni che se non sbaglio è solo in inglese e in giapponese. Ah no, addirittura solo in inglese, come non detto, mi ricordavo male. E diciamo dà le informazioni base che sono più o meno comuni su tutte quante le casse Bluetooth, quindi assolutamente il manuale serve o non serve. Abbiamo poi il cavetto di ricarica USB, da un lato è USB classica, dall'altro è mini e micro USB, quindi la classica porta da, diciamo, da smartphone Android per capirci. Quindi potrete caricarlo o questo cavo tramite questo cavo in dotazione utilizzando ad esempio il caricatore del vostro smartphone o anche il PC direttamente, o utilizzare direttamente il cavo del vostro telefono come preferite. Abbiamo inoltre un simpatico, diciamo, una simpatica clippina a molla. Stile moschettone, diciamo, che va ancorato a questo anellino metallico. Questo anellino va messo, diciamo, in secondo tempo, non arriva già predisposto, è presente dentro una bustina e io l'ho già montato per questioni di comodità, visto che ci vuole un minimo di, diciamo, di dimestichezza per infilarlo nella parte in gomma. Andiamo a vedere la cassina vera e propria. Come potete vedere, rispetto a un pacco di fazzoletti, è molto più piccola, è più bassa della metà del pacchetto, quindi è assolutamente un oggettino di piccole dimensioni. Allora, è molto ben fatta in quanto è tutta quanta gommata ed è impermeabile. Questo permette quindi di non rovinarsi nel caso in cui riceva degli schizzi di acqua, eccetera. Sinceramente non so se possa essere utilizzato o meno sotto la doccia e io sinceramente non proverei, però insomma poi sarà a voi decidere cosa farne. Per quanto riguarda le casse, abbiamo due altoparlanti. Quello in alto, cioè questo qui che vedete, caratterizzato da questa superficie nera, è la cassa, diciamo, standard per gli alti, quindi riproduce i medi e gli alti come suoni. Mentre questa sul fondo, che ha questa placchetta centrale metallica color blu, è in realtà il sub, quindi produce i suoni bassi. Per quanto riguarda i comandi, abbiamo su questa faccia del cubo i quattro tasti diciamo, di gestione. Abbiamo il tasto di accensione e spegnimento, il tasto play pausa che serve anche per rispondere al telefono, e in più i due tasti per mandare avanti e indietro le tracce e, se mantenuti premuti, alzano e abbassano il volume. Questo piccolo forellino è il microfono, in quanto questa mini cassa può essere utilizzata anche, diciamo, come viva voce per il telefono. Per quanto riguarda invece le altre facce, su questa abbiamo la porta micro USB, basta infatti andare a sollevare la gommina ed ecco qui la porta di ricarica perché la cassina è dotata di batteria interna. Quindi tramite questa porta è possibile caricarla per diciamo, assicurarsi diverse ore di riproduzione musicale. Vado a farvi vedere al volo come si accoppia al telefono. Allora, basta mantenere premuto il tasto qualche secondo di accensione. Power on, pairing. Sentite la voce, dice Power on pairing, quindi vuol dire che il cubetto si è acceso ed è in modalità pairing, quindi può essere facilmente rintracciato da qualsiasi telefono Android o anche iPhone e così via. Vedete, il LED lampeggia rosso-blu in attesa della periferica. Prendo il mio smartphone, sempre il classico LG G3 che uso praticamente in tutte le video recensioni, e vado, diciamo, nel menu del Bluetooth. Eccoci qui, faccio ricerca così che venga subito trovato il cubetto. Eccolo qui, si chiama DTB660. Clicco sopra e avviene l'accoppiamento in automatico. Impiega pochissimi secondi. Paired. Vedete, la voce mi ha detto paired, quindi vuol dire che si è accoppiato con il telefono. A questo punto il gioco è fatto in pratica. Per andare a riprodurre la musica basta lanciare un produttore qualsiasi musicale, ad esempio io uso Player Pro, ma potete usare quello che preferite. Scelgo, non lo so, ad esempio Carmen Consoli, metto in play e sentite che l'audio viene riprodotto diciamo, da questa cassina. Posso andare, premendo il tasto play pausa, a mettere in pausa la traccia. Quindi, come potete vedere, adesso è in pausa. Se io ripremo il tasto play, la canzone riparte. Posso andare inoltre a sfogliare le tracce, quindi premendo il tastino di sfogliamento, vedete, cambia le tracce. Posso andare avanti e indietro. Quindi è un sistema molto simpatico perché non servirà tenere il telefono a portata di mano, ma potrete metterlo in tasca e gestire, diciamo, le tracce direttamente da questi tasti. Per aumentare o abbassare il volume, basta mantenere premuto il tasto per più tempo e arriverete fino a sentire il beep quando avete raggiunto il volume massimo.
avete sentito quel piccolo suono indica che si è raggiunto il volume massimo. Stessa cosa con il volume minimo. A questo punto ha raggiunto il volume minimo e non si sente più la riproduzione musicale. La qualità audio, diciamo che essendo il cubetto così piccolo, in realtà è molto buona. Non mi aspettavo sinceramente di avere questa qualità abbastanza elevata, perché considerate che nonostante il cubetto sia molto piccolo, grazie a questo diciamo subwoofer piccolino permette di avere diciamo una buona risonanza e quindi dei buoni bassi che normalmente non sarebbero ottenibili da un diciamo da uno strumentino così piccolo. Anche gli altri hanno una buona apertura, quindi comunque l'audio è più che dignitoso. Ed è molto comodo in quanto grazie a questo portachiavi può essere appeso facilmente alla cinta o a una fibbia dello zaino e così via. E quindi potrete avere, diciamo, una buona cassina audio da portare sempre con voi, che è utile magari quando siete in giro con gli amici, in vacanza e così via, per avere un buon audio senza dover usare la cassa del telefono, che normalmente è poco più di un citofono come qualità, in quanto ovviamente non ha cassa di risonanza perché il telefono è praticamente piatto. Bene, penso di avervi detto più o meno tutto. E come al solito, nel caso in cui abbiate dubbi o curiosità, basta che mi scriviate sotto questo video. Grazie, alla prossima, un saluto da Mariano.